Raccolgo in tutta la Puglia una grande ansia di tanta tanta gente che mi chiede: ma che fai? Non ci mollare, non ci mollare. Ho sentito il dovere di rispondere a questo problema. Resterò a presidiare beni e valori fondamentali, a presidiare la difesa dell'acqua pubblica o a presidiare la difesa della nostra opera di lotta contro il precariato, di stabilizzazione dei lavoratori precari e tante altre cose insieme. Nichi Vendola a Rotogni Indugio, il governatore si ricandida alla guida della Regione Puglia. L'ultima riserva sarà sciolta probabilmente in mattinata, dopo le dichiarazioni del ministro Fitto e l'ufficializzazione della candidatura di Pierfelice Zazzera per l'Italia dei Valori. Che Fitto mi indichi come un ingombro è per me un titolo d'onore ed è normale. Diciamo, chi ha fatto così tanto male alla Puglia come lui, chi non è stato in 10 anni in grado manco di costruire uno straccio di protezione civile, abbandonando questa meravigliosa regione alla violenza delle fiamme o del fango, è giusto che consideri me, che ho costruito pezzi fondamentali di cambiamento, mi consideri un ingombro. Certo, il popolo pugliese non mi considera un ingombro. E all'IDV, che chiedeva discontinuità con il passato, risponde: non so che discontinuità cercano. Se la discontinuità riguarda le politiche che abbiamo avviato, per esempio sul lavoro o sui beni comuni, io sono per la continuità. Se la discontinuità riguarda i pezzi, diciamo, dei sistemi di potere che sono soggetti all'invasione dell'affarismo, della corruzione, io dico a Italia dei Valori, possiamo camminare insieme. Il governatore, che si dice pronto alle primarie, ha deciso di autocandidarsi senza aspettare nemmeno l'ultimo via libera del PD. Ha detto però di sperare che il presidente del Partito Democratico, Michele Emiliano, confermi di voler coordinare la sua campagna elettorale. Ha parlato con il PD della sua ricandidatura? Ne ha parlato il PD tutti questi mesi ed era l'argomento che metteva d'accordo tutte le correnti, le anime e le emozioni del PD. Resta da capire cosa faranno ora i vertici del Partito Democratico regionale. Il segretario Sergio Blasi ed Emiliano in pratica hanno evitato di commentare. Un comportamento che non nasconde il forte imbarazzo per la decisione di Vendola, evidentemente non concordata. Probabilmente dal direttivo convocato per domani pomeriggio verrà fuori la risposta.